Non si è fermato all'alto dei carabinieri, dando vita a un inseguimento che si è concluso qualche chilometro più avanti con il suo arresto, perché nel corso della perquisizione dell'auto su cui viaggiava sono stati trovati 2 chili di cocaina. In manette è finito un marocchino di 25 anni. È successo nel pomeriggio di ieri in via Valentini. Il giovane, pregiudicato e disoccupato, deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di danneggiamento per aver speronato una delle macchine dei carabinieri nell'intento di darsi alla fuga. 100.000 euro all'ingrosso e 250.000 euro al dettaglio il valore della cocaina sequestrata, divisa in 2 panetti da 1 chilo ciascuno. Il controllo esteso all'abitazione del 25enne ha consentito di sequestrare anche poco più di 3.000 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio. L'auto condotta dal marocchino è risultata di proprietà di un connazionale. Pesantemente danneggiata la macchina dei carabinieri, che è stata speronata. Il militare che era al volante, un appuntato, è rimasto illeso. Il marocchino è stato rinchiuso nel carcere della Dogaia.